Vai. Penso che ti rischi un bel fare. No, sì, assolutamente. This is the painting that gives the title to the exhibition. And why you choose that title? To me, I think Free Falling is basically about jumping out of a plane without a parachute. That's what it all came together. It's also a risk. In a great way. Huh. To me, it's the heart of the art world and the center for modern art. Luis Bourgeois ha detto che art is sanity. Che l'arte è una garanzia di sanità mentale, aggiungerei. Negli ultimi due anni io ho fatto un salto importante, ho lasciato tutto quello che era familiare, noto. I left a 20-year acting career and a decade-long marriage. My ex-husband, an architect at the time, went to Beijing. And I went to New York City with two toddlers and I've been in it every day. And during this time, I was feeling that I must be insane. Io ho lasciato alle spalle una carriera ben consolidata di 20 anni di recitazione, un matrimonio di 10 anni. All'epoca mio marito era un architetto a Pechino, io ho lasciato lui Pechino e con due bambini mi sono trasferita a New York e ho cominciato a dipingere. There were two things that kept me clear and that kept me sane, and that was my children, and I was paying every day. It seemed that at the time I had no choice but to express myself this way. At that time, I would say art was my life raft, and I was most certain that I was drowning. Free Falling is a compilation of these 2 years, and it's a visual exploration of grief. Anger, forgiveness, renewal, and joy. It is personal, it is raw, it is rough around the edges. It is sometimes often trying to find its way. I feel like the large murals, which were the last I painted, are bold and brushstroke, and my titles are much bolder. And in this, I came to Free Falling, which is, for me, is to jump without a net. And as I jump and take this jump, I hope to reflect a mirror back on to my audience so they can see and feel some of these human emotions for all. Quindi prima avevamo detto che Luis Bourgeois diceva che l'arte è ciò che tiene i piedi per terra, è sanità mentale, mentre io quando ho lasciato mio marito e i miei figli ho sentito che stavo mantenendo alimentare tutto questo per abbracciare invece quasi la pazzia. Però ci sono due cose che mi hanno tenuto sempre più piedi per terra in questi due anni e sono stati i miei bambini. E all'epoca non avevo scelta, non potevo che fare quello che effettivamente ho fatto. L'arte per me è stata un po' come una zattera, un'opzione di salvataggio in un momento in cui viceversa pensavo di affogare. E quindi questo Free Falling è una raccolta dei miei quadri in cui si esprimono tutte le varie emozioni, il dolore, la rabbia, il perdono, il rinnovamento e è anche la felicità. E tutte le passioni praticamente vogliono essere espresse in modo efficace, caratteri diretti, forti, chiari. Per me quindi questi tipi, in particolare gli ultimi quadri, hanno questa caratteristica di maggiore efficacia, sono quadri diretti, bold, dice la pittrice, con un segno molto forte.
Free Falling per me è stato un po' un salto nel buio e vorrei che davanti ai miei quadri coloro che li guardano vedessero un riflesso, un po' uno specchio in cui ritrovare tutte le emozioni che ho voluto esprimere io. So how cool is that? Cool. Are you in video? I thought you were taking a picture. I'm sitting here looking It's video. Hi. Are you, did you get it? I stand up. I got it. Take a still of it. Oh, yeah. I can't bend down like that anymore. It hurts. Buongiorno, Buongiorno. Hi, yo. Buongiorno. Come stai? Ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, scusa. Kiss it or something. You're still tweaking. Hi. Ah, thank you. Thank you. Come stand, see. Stand next to the poster. Oh, no, I can't think the poster looks better than the real thing.